Il sarto, il fruttivendolo, il medico in corsia. È mancata l'aria e ha scelto il figlio di Maria. Lo spazzino, lo spacciatore d'arte. Agostino, quello che al circolo giocava bene a carte. L'infermiera coi suoi occhi, tu vedi solo quelli. Vorresti si chinasse, ti sfiorasse coi capelli. Il volontario che ti ama a tempo perso. La Calapiacani, il sindaco e tutto l'universo. La storia dell'oggi ci dimostra che siamo usciti ammaccati, frastornati, provati da questi 2 anni. Ma la nostra comunità ha cercato di reagire, non si è mai data per vinta. Ha fatto affiorare forze e sentimenti sociali che nemmeno noi conoscevamo, con quella dimensione e potenza. Ho ancora ben presente quella schermata che abbiamo in pronto soccorso che notifica le ambulanze in arrivo, che di minuto in minuto crescevano 2, 4, 10, 30, 50. Considerate che quelle persone per giorni interminabili hanno visto noi come uniche figure di riferimento, noi medici, infermieri, ospiti, io non faccio mai distinzione. Spesso siamo stati le ultime persone vive che hanno visto. I parenti erano costretti a rimanere fuori, rispondevamo tutti i giorni a centinaia di telefonate di parenti che chiedevano. È l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Il figlio di una persona che è mancata ha ritenuto di comunicarmi, di girarmi il messaggio vocale che aveva ricevuto da un medico del nostro ospedale, il quale nel pieno della notte gli spiegava che il papà era stato portato alle cure palliative e sarebbe stata questione di poche ore. Sentire quella telefonata, sentire quel medico che raccontava con una pazienza straordinaria. Ecco, quello mi ha fatto percepire la straordinarietà del lavoro dei medici e del nostro ospedale. It isn't if you try. No. Sabato notte comincia a salirmi sto febbre. Piano piano arriva a 38,5. E poi via, sempre di più, fino ad arrivare a 39. Ma lunedì della settimana dopo, niente, ho chiamato l'ambulanza. I primi 2 giorni diciamo che ero
ero quasi convinto che fosse stato un eccesso venire qua. Invece no, ho veramente l'ho vista brutta. In una classe, in presenza di 30 ragazzi, eravamo collegati forse neanche in 10, più la professoressa. Andando più avanti con le settimane, sempre più professori hanno adottato il metodo della didattica a distanza, fino ad arrivare al 70% più o meno delle lezioni. Era come se la giornata fosse un blocco unico, quindi stavi davanti al computer a fare lezioni, stavi davanti al computer a studiare, però principalmente tendevamo a non parlarne più di tanto, ma dal momento che la situazione era quella, era uguale per tutti e di lì non poteva uscirne nessuno. Luogo deputato a questa mia lezione anche perché c'era mia figlia da una parte, mio marito da un'altra che faceva lezione, la cucina, e quindi ogni tanto arrivava qualcuno, faceva un piccolo saluto e loro di questa cosa mi hanno detto: ma mi manca un po' il fatto di salutare sua figlia, cioè nel senso era diventata quasi una seconda famiglia. Però ricordiamoci, ecco, di quelli che alla fine in quel momento erano sul campo, tanto è vero che alla fine sembra che meno dell'1% dei contagi sia avvenuto nelle aziende, ma perché dove ci sono regole e controlli è più difficile che ci sia il contagio. All'inizio abbiamo avuto parecchie difficoltà a reperire i materiali, che siano guanti, mascherine. Come comitato di controllo facevamo il giro magari una volta, due volte al giorno in azienda a vedere se tutti portavano i dispositivi. Quindi magari qualche lavoratore l'ha recepita subito, qualcuno invece pensava che era una semplice influenza. Un salto per quanto riguarda l'innovazione e la tecnologia non è indifferente. Tutto il mondo smart working per noi era ancora abbastanza lontano. Un altro punto di forza è stato veramente lavorare in tutto il mondo. Uno Stato è stato messo in difficoltà e magari iniziava a non esserci più la domanda in un determinato punto del paese, magari arrivava da un'altra. Questo ci ha permesso anche di non ricorrere alla cassa integrazione. In Italia, non soltanto nella nostra zona, ma dappertutto nel nostro mestiere, tantissime volte è una questione di famiglia. La maggior parte delle volte, io sono nata nei ristoranti, i miei fratelli sono nati nei ristoranti, i miei figli sono nati nei ristoranti, i miei genitori prima di me. E io in particolare vivo di questo e vivo solo di questo, quindi per noi è stato un costo economico pesantissimo e anche un costo psicologico importante. Noi imprenditori abbiamo sempre dimostrato una certa coerenza, una capacità di investire e di rischiare nelle nostre attività. Noi siamo consapevoli che stiamo attraversando veramente un periodo complicato e che per uscirne ci vuole una certa coesione tra tutte le parti sociali. Le risposte sia sociali sia personali anche alle ferite che la pandemia ha prodotto non sono solo risposte di tipo economico. Saremo proprio giudicati sulla capacità di riuscire a dare risposte a queste urgenze. Happily the bluebirds fly.
Claudio Giacomazzi, il violoncello, Fabio Crespiatico al contrabbasso, Alessandro Lupopasini alle tastiere, Danny Lodi alle coreografie e balletto, Giada Genini e Elisa Miragoli ai cori. Un ringraziamento speciale a chi lavora dietro le quinte, al nostro amico signor Genini e Angelica, ai tecnici audio, Peter, e a tutti quelli che stasera sono stati con noi. Grazie al Centro Galmozzi per averci voluto.